C'era una vecchia signora a New York che mi ha detto: se tu mi fai baciare da Luciano Pavarotti una volta, io ti do 1 milione per comprare un violino. Io ho telefonato a Luciano, tu vieni subito qui domani pomeriggio. Lui è venuto, ha dato questa signora e mi ha dato subito la sedia di 1 milione. Sarà Zubin Mehta ad inaugurare la nuova stagione sinfonica del Teatro San Carlo sabato 12 settembre con la Sinfonia numero 4 in Fa minore e la Sinfonia numero 6 in Si minore di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Il grande direttore indiano torna a guidare l'orchestra del teatro dopo il magnifico Tristano e Isotta della scorsa stagione. Il maestro Mehta devolverà l'intero compenso al Teatro San Carlo per sostenere l'acquisto di nuovi strumenti per l'orchestra. Sono ottimi musicisti, ottimi strumentalisti, ma non hanno strumenti di valore che loro meritano. Con quello che guadagniamo con questo concerto non possiamo comprare subito un guadagnini oggi con i prezzi, però cominciamo a ispirare altra gente a Napoli, anche fuori Napoli. Altra gente che hanno forse strumenti a casa, che possono lasciare all'orchestra nel testamento, che così succede in America.